alla cronaca, che è Stefano Pulzer, che è un sindacalista dei portuali triestini. La lotta contro questo strumento di macelleria sociale che è il Green Pass è arrivata ormai a una svolta decisiva. Abbiamo visto che il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri si è recato il 22 novembre a parlare con i rappresentanti del Forum Economico Mondiale, e questo era il 22 di novembre 2021. Il 21 novembre 2021 è stata approvata alla Camera il decreto legge 123/2021, che è il decreto che istituisce il cosiddetto Green Pass. E c'è una particolarità da sollevare, che il governo non è stato presente né nel momento in cui veniva approvato al Senato con un maxi emendamento e né quando veniva proposto alla Camera, sempre con lo stesso meccanismo del maxi emendamento. Quindi un governo che opera delle modifiche alle libertà costituzionali senza chiedere il permesso al Parlamento, operando tramite decreto legge, senza presentarsi al Parlamento, e quando si presenta al Parlamento applica la fiducia, senza mettere neanche la faccia, senza neanche presentarsi ai senatori e ai deputati. C'è stato un principio di resistenza tra i deputati allora quando il 13 novembre 2021 hanno fatto decadere il maxi emendamento con il quale il governo, similmente a quanto era accaduto al Senato, voleva far passare il decreto 123/2021. I deputati non l'hanno permesso, hanno chiesto di discutere il testo di legge alla Camera, non è stato permesso loro, il governo ha richiesto nuovamente di applicare la fiducia, hanno applicato la fiducia tramite un dispositivo che io ritengo e segnalo come ignobile, e quindi il 21 novembre di questo mese è stato approvato questo decreto legge senza che il Parlamento italiano di fatto abbia potuto dire una sola parola su questa vergogna e su questo sfregio alla Costituzione italiana. Quando questo accade, e accade sotto gli occhi di tutti, senza un accenno di ribellione da parte dei deputati e dei senatori, ma solo attraverso qualche rimostranza di qualche singolo personaggio, e la stampa non ne parla, ma pone in evidenza l'importanza che ha avuto l'incontro del Presidente del Consiglio dei Ministri al Forum Mondiale per l'Economia, lì abbiamo capito che quando noi parliamo di dittatura sanitaria non sbagliamo in nessun modo. Ci ricorderemo questi anni, amici, ci ricorderemo questi anni come gli anni più bui della nostra esistenza, ma ci ricorderemo questi anni anche come gli anni del risveglio, come gli anni nei quali abbiamo trovato il coraggio di ritrovarci in piazza, e in piazza abbiamo trovato persone nobili che si impegnano per gli altri, che hanno passione civile e che soprattutto non vengono in piazza per fare manifestazioni violente, per urlare slogan, per offendere, ma semplicemente per chiedere una cosa semplicissima: che si torni a rispettare la Costituzione italiana. Questi eroi siete voi. E avete costituito insieme
una cattedrale di libertà che il governo e che tutto questo potere non può più nascondere. Voi siete l'edificio contro il quale si schianterà questo potere vigliacco. Voi non siete più delle singole persone che lottano per un principio astratto. Voi siete qualcosa di più, voi siete una comunità, mentre invece volevano farvi scadere e volevano farvi essere una collettività, volevano farvi diventare dei consumatori, anzi, volevano consumarvi e consumarvi insieme ai vostri figli, e voi non gliel'avete permesso. E quando vi guardate e pensate di essere pochi, sappiate che siamo partiti molto pochi, ma che stiamo crescendo sempre di più, che da casa ci ascoltano, che le persone quando giriamo per le città ci accolgono, lo fanno con calore, lo fanno con rispetto, con impegno civico. E quindi una notizia che dobbiamo dare a questo governo è la seguente: queste piazze non si scioglieranno mai più, perché noi non abbiamo più fiducia di questo governo, ma soprattutto non abbiamo più fiducia di questa comunicazione, di questa menzogna orribile, continua, di questo ribaltare ogni giorno la verità, di questo raccontare frottole, di questo ingannare continuamente su qualsiasi cosa. Voi siete testimoni della verità e siete guerrieri di luce. E se vogliamo accogliere degnamente Stefano Putzer, dobbiamo ricordare quello che lui ha rappresentato. Ha rappresentato una persona che in un momento in cui venivano sciolti i cortei a Trieste, in un giorno che verrà ricordato sotto il segno dell'ignominia, in cui i lacrimogeni venivano lanciati nei passeggini dove c'erano dei bambini, immagini orribili abbiamo visto, ma queste immagini sono state trasmesse in tutto il mondo, e in tutto il mondo molti hanno pianto per l'Italia, che da culla di civiltà è diventata culla della vergogna. Allora che dire? Aspettiamo Stefano che salga sul palco con un applauso. Grande! La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. Tanto buonasera e grazie per averci accolto. Non c'è solo Stefano Putzer, c'è Stefano Putzer con i suoi colleghi, con i portuali di Trieste. Lui è Enrico, lui è Massimo, e siamo il puro esempio che non ci deve essere discriminazione tra vaccinati e non vaccinati. Noi non siamo piazze Novax, non siamo piazze di facinorosi. Noi siamo piazze di persone che vogliono sapere la verità. La verità che pian pianino, secondo noi, sta uscendo. Io l'ho già ripetuto nei giorni scorsi, è come un fiume. L'acqua non si ferma, prima o poi da qualche parte verrà fuori. Quello che è giusto che noi diciamo, noi tutti cittadini, perché io sono uno come voi, né di più né di meno. Io sono il portavoce di questi grandi lavoratori, grandi fratelli che ho conosciuto 25 anni fa in porto.
Io quello che voglio dire è che noi abbiamo bisogno di sapere la verità, non abbiamo la verità in tasca, però quello che ci stanno dicendo le TV, i giornali, è sempre la stessa cosa. C'è una verità unica e la loro è unilaterale. Io ho sempre detto che noi vorremmo vedere dei confronti nelle TV, però nei giornali, sentir parlare anche chi ha un'idea contraria alla loro, perché non siamo scemi, non siamo come veniamo definiti, per quando si parlava di immunità di gregge, no? Venivamo indicati già come pecore, no? Noi non siamo pecore, siamo persone con un cervello ed è giusto che ci si dia, la possibilità di poter scegliere, ma di poter scegliere nelle cose chiare e non unilaterali. Adesso vi spiegherò cosa stiamo facendo come lavoratori portuali. Stiamo creando una rete con gli altri lavoratori dei porti italiani. Abbiamo già incontrato i portuali di Genova, di La Spezia, di Marsiglia, quelli di Capodistria che è in Slovenia. Incontreremo venerdì quelli di Venezia, proprio perché ci siamo resi conto che l'unico modo per dare un segnale, come avete visto anche voi, è toccare l'economia. Le piazze sono la cosa più importante secondo noi, basti vedere quello che stanno facendo nelle piazze italiane, quello che è stato fatto a Trieste, quello che abbiamo fatto a Milano, e quindi vuol dire che diamo fastidio, e se diamo fastidio vuol dire che non siamo più invisibili e che qualcuno sta sentendo la voce mia, nostra e di tutti voi, e questo deve continuare assolutamente. Come vi dicevo prima, stiamo creando questa rete tra portuali, stiamo creando una rete che si chiama La Gente Come Noi, che significa il puro popolo in tutte le regioni italiane. Però una cosa importante da dire c'è, e io per primo l'ho sempre detta, io non sono un divo, un mito, io sono una persona normale, un lavoratore, che ha fatto questa scelta, ha scelto di sacrificarsi insieme alla sua famiglia per non cedere a questo ricatto. Bravo! Quindi io chiedo, come mandiamo questo messaggio nelle altre piazze, lasciamo stare i personalismi, lasciamo stare chi comanda o chi porterà la bandiera, ricordiamoci che abbiamo tutti un obiettivo ed è raggiungere la libertà di scelta, di pensiero e soprattutto far rispettare la nostra Costituzione. Adesso è il momento di far scendere nelle piazze chi potrà andare veramente a confronto con medici e scienziati che ci vengono propinati giornalmente da tutte le TV e tutti i giornali. Sabato mattina io ero a Milano, ho presenziato, ero assieme ai ragazzi del 15 ottobre che hanno costituito questo coordinamento, questa commissione di ricerca scientifica e medica, ne fanno parte il dottor Bellavite, il professor Donzelli, la dottoressa Chiusano e tanti altri, che hanno deciso di mettere la faccia e di andare a un confronto civile, e dico confronto perché, come vi ripeto prima, nessuno ha la verità in tasca, ma è giusto che noi come popolo riusciamo a capire la verità e a capire cosa sta succedendo, e la dobbiamo smettere di sentir parlare di economia, ma di macroeconomia e non l'economia delle nostre famiglie, che se va avanti così verranno abbandonate, e noi dobbiamo comunque con forza batterci per non essere abbandonati, perché l'Italia prima di tutto è nostra, è del popolo e non è di questo governo che nessuno ha neanche votato. Quello che posso aggiungere è che
Noi siamo fieri di venire nelle piazze, lo facciamo perché ci siamo sentiti a Trieste la responsabilità di farlo e di portare un sorriso alle persone. Non dico speranza perché lo sentiamo troppo spesso, no? Allora io lo chiamo sorriso e io vi chiedo, non mollate, perché noi non molliamo di sicuro, anzi andremo avanti. Abbiamo sentito i nostri vicini di casa, gli austriaci, gli sloveni, e stiamo creando una rete anche con loro. Avete visto cosa è successo in Austria? L'Italia è l'esperimento europeo e noi non dobbiamo far da cavie. Adesso so che mi diranno di tutto dopo in camera, però è giusto che passo la parola anche ai miei colleghi, vedete, cominciano a defilarsi. Allora Enrico è rimasto qui vicino a me e gli spetta il microfono. Salve, buonasera. Direi che non c'è altro da aggiungere, ha detto tutto Stefano. Siamo qua con lui, una bellissima piazza, vi ringraziamo, ogni volta è un'emozione. In questo momento sono emozionato. Ti ringrazio. Basta così, con semplicità. Adesso sentiamo Massimo, un altro emozionatissimo. Sì. Allora, intanto Stefano è il portavoce, perché deve parlare lui di solito. No, lui prima ha detto che lui è vaccinato, noi due no, non siamo vaccinati, no? Però io, come ha detto Draghi, che chi prende il Covid muore, allora io sarei un miracoliato. Perché un anno fa ho avuto il Covid e sono ancora qua, no? Sono un miracoliato. Adesso tutta la gente ci ringrazia, ma secondo noi è anche un grazie a voi che la protesta continua. E qui noi abbiamo dato il via a tutto questo, ma adesso è voi che dovete anche continuare a darci una mano, sennò senza di voi noi siamo finiti. Quindi continuiamo tutti insieme. Oggi qualcuno di voi ci ha detto qua siete in pochi, ma si inizia da pochi e si aumenta. Vediamo già ogni volta le piazze sempre più piene, cortei che prima erano di 50 persone, adesso sono 2.000, 3.000, 4.000, per cui dobbiamo continuare tutti insieme in questa lotta contro il Green Pass e diciamo anche contro l'obbligo vaccinale per i lavoratori soprattutto. Ripasso il microfono al portavoce. Allora, un'ultima cosa volevo dirvi, avete visto quello che è successo a Trieste? Noi vogliamo ringraziare, perché noi lo chiameremo sempre il giorno della vergogna. Come avete visto, noi eravamo lì pacifici, non abbiamo non siamo scesi nella trappola che ci aspettava. Avete visto quello che è successo a Roma? Siamo sempre stati più tranquilli, non volevamo essere portati a essere tacciati di essere facinorosi. Adesso so che Sonia voleva farmi una domanda. Sì, Stefano, grazie. Io volevo farti questa domanda perché l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo seguito nei vari notiziari e sulle pagine dei giornali, e l'ho conosciuto oggi ed ho visto che è uno di noi, è uno come noi. Però volevo chiederti, tu, uno come noi, da dove sei cominciato? Cioè, che cos'è che ti ha spinto a cominciare questo movimento? Perché quello che a noi manca è la corresponsabilità e la voglia di condivisione, di partecipazione. Da dove è nata la tua coesione, manca qui. Da dove è nata la tua iniziativa? Ma guarda, tutto è nato da
da una questione di solidarietà, di fratellanza. Noi lavoriamo anche 12 ore al giorno e le nostre famiglie, mentre noi lavoriamo, stanno assieme. Il solo pensiero che io e la mia famiglia andassimo a lavorare sapendo che i miei colleghi e i nostri familiari, perché alla fine siamo tutti, le nostre famiglie sono tutte una famiglia unica, stessero a casa e magari in difficoltà, non ci avrebbe fatto dormire la notte. Quindi questa è la risposta più semplice che uno potesse dare. Quello che posso dire anch'io è che non conta il numero delle persone che ci sono in piazza, conta il contenuto della piazza. Noi abbiamo incontrato il dottor Schumski, che è un dottore che in Veneto sta aiutando tante persone a casa. È un sindaco dell'unico paese che ha tolto il Green Pass nel suo paese e per questo è stato radiato. Siamo andati da un assessore di una giunta comunale a Casalmaggiore che solamente perché ha avuto la voglia di farsi una foto insieme a noi in Piazza Unità d'Italia è stato cacciato dalla giunta e quindi noi abbiamo sentito il dovere di andare da lui. Siamo venuti oggi da Domenico perché abbiamo saputo il sacrificio alla quale è andato incontro e quindi ci sembrava giusto essere qui. Noi non stiamo andando in gita per le piazze senza alcun motivo, perché logicamente stiamo vivendo anche noi un momento di sacrificio, ma lo facciamo proprio perché vogliamo dare il segnale che sentiamo la responsabilità di tutto questo, ma non ci pesa, e se potremo dare una mano ai nostri fratelli italiani saremo sempre presenti. E vi guardo a tutti perché ho proprio voglia di guardarvi tutti. Noi siamo queste persone qui. Io non seguo i social, non sono uno social, so che la gente parla bene, parla male, a me non può fregare di meno, guardate, io la notte dormo, ho la mia coscienza. E dopo rispondo ancora a te, Sonia. Io il 18 ho guardato mio figlio negli occhi, lui ha 11 anni, e lui mi ha detto: come mai sei arrivato così tardi a casa? Io l'ho guardato e ho detto: perché voglio che tu abbia un mondo libero. Quindi prima cosa, ragazzi, i nostri figli e i nostri bambini. Grazie Pescara. E una cosa che posso aggiungere, l'abbiamo vista per 5 ore, ma avete una città splendida. Quindi alla solidarietà con i tuoi colleghi. Prova, così sentite meglio? Sì. Scusate. È partito il movimento dalla solidarietà con i tuoi colleghi. Questa spinta verso la solidarietà poi ti ha portato a muoverti in tutte le piazze, quindi solidarietà con tutti i cittadini. I cittadini che sono d'accordo a voler proteggere i diritti, quindi quello che tu cerchi di comunicare a tutti i cittadini. Cittadini con la schiena dritta, questi che vediamo qui davanti a noi. Insieme si è coesi, si può difendere il diritto. E quando voi eravate in piazza per difendere questo diritto, al porto, cosa è successo? Ce lo vuoi raccontare? Qualcuno ha dato fastidio che noi... Prova. Era meglio prima, Nico. Si sente meglio? Allora, quel giorno al porto è successa una cosa che noi la chiamiamo la vergogna, perché noi eravamo lì a presidiare la nostra casa, il nostro lavoro. Non avevamo bloccato, avevamo solamente deciso di... Abbiamo con due?
Avevamo deciso solamente di presidiare la nostra casa, ma senza bloccare nessuno. Il 90% dei lavoratori portuali era rimasto fuori proprio perché gli sembrava giusto rimanerli fuori. Dopodiché il porto adesso lavora all'80%, l'80% per un porto è comunque una sconfitta, perché una nave che ritarda di 6 ore il suo tragitto mette in crisi un po' tutti i terminal del porto. E quindi la protesta sta andando avanti, ma ci sono logicamente sempre più difficoltà. Io ho la fortuna di avere mia moglie, mio figlio e la mia famiglia vicino, ma c'è chi a casa ha delle responsabilità. E io, come ho detto a un ragazzo in Veneto, l'ho ripetuto proprio oggi in piazza un altro ragazzo, abbiamo prima il dovere e la responsabilità verso la nostra famiglia, perché come dice anche il Vangelo, una donna che vuole andare a messa prima deve dare il pranzo a suo marito e poi potrà andare a messa. Abbiamo degli obblighi verso la nostra famiglia, delle responsabilità, e se vogliamo andare a rispettarli andiamo a lavorare e poi andremo a manifestare. Però la base della famiglia è la cosa più importante. Noi dobbiamo venire in piazza e portare la luce, l'amore, non dobbiamo portare guerra. La guerra non serve a nessuno, in guerra perdono tutti. Io voglio dire un'altra cosa, perché ci tengo. Qui non ci sono contrapposizioni con nessuno, e soprattutto anche con le forze dell'ordine. Dobbiamo capire che sono persone alla quale vengono dati degli ordini, ma non tutti lo fanno perché vogliono farlo. E vi posso assicurare che i ragazzi delle forze dell'ordine che io ho incontrato sono persone come noi, e come dentro di noi ci sono anche lì quelli che la pensano diversamente da noi. Quindi io dico una cosa: si possono non condividere le idee, ma il rispetto va sempre portato a tutti. E ricordiamoci sempre, quando siamo giù di morale o pensiamo che non ci sia una via d'uscita, guardiamo in alto e ricordiamoci che la speranza c'è, anche se ho ripetuto quel nome. C'è sempre la speranza e bisogna sempre credere che il bene vincerà sul male, sempre. Io ti ho seguito sulle pagine dei giornali, sulla cronaca, e una cosa che mi ha colpito, che risultava dalle notizie, è il profondo rispetto che emerge dalle tue parole. Rispetto per tutte le condizioni, per tutte le forme di pensiero. Quindi anche chi la pensa diversamente da te. Ci puoi dire qualcosa? Io sono una persona normale, io ho sempre imparato nella mia vita che non bisogna giudicare nessuno. Io non posso giudicare nessuno, posso giudicare solo me stesso, farmi dell'autocritica. Quindi se una persona la pensa diversamente da me, ne dobbiamo parlare, dobbiamo confrontarci. Forse io devo imparare da lui a capire perché lui ha un'idea diversa da me. Oppure io posso aver avuto la consapevolezza ora e lui magari l'avrà fra 6 mesi, tra 1 anno. Cioè qui non c'è uno che è migliore dell'altro. Qui ci sono persone che la pensano in modo diverso. Però come ho detto prima, l'importante è rispettarsi. L'idea se la può avere contraria dall'altra persona, però il rispetto non deve mai mancare. Il rispetto viene a mancare quando il mainstream, i giornali ci inculcano sempre le stesse cose. Quello non è rispetto. Per quello io dico, anche quando vengo intervistato, quelle poche volte che mi concedo, perché è una cosa che vi posso assicurare non sopporto. Anche perché mi piace stare con le persone, io sono abituato a stare con i miei colleghi, a parlare, a avere rapporti veri, guardare le persone negli occhi, no? Vi racconto questa perché mi fa morire da ridere. La scorsa settimana avevo mia moglie che mi diceva sempre: guarda che sono preoccupati, dove sei finito, dove sei andato, devi farti un video.
Io sono stato 2 ore e mezza davanti al telefono a guardare quel telefono per fare un video. Anche io ho detto a mia moglie, guarda, questa te la faccio perché mi stai sopportando, ma io video davanti al telefono, essendo un deficiente a parlare da solo, non lo farò mai più. Poi lei mi ha detto, ma no, poi ci sono i commenti, ma guarda, io non ho il tempo neanche più per andare a spasso con mio figlio, ti immagini se mi metto a leggere i commenti? Ma questa non è una mancanza di rispetto, per l'amor del cielo, ma io sono per la vita vera, per i rapporti veri. Quando le persone come voi vengono da me a dare la mano a me, io dico sempre, ci sarà qualcuno in piazza che non conoscete, conoscetevi, parlate tra di voi, spiegate i problemi che avete tra di voi, non dimentichiamoci la solidarietà tra di noi, ci sarà qualcuno che avrà bisogno d'aiuto, qualcuno che si sta sacrificando, non vergogniamoci di chiederci aiuto, questo fa parte del mondo vero, non ci vergogniamo di chiederci aiuto, una mano, un pensiero, queste sono le cose vere. Quando mi dicono dobbiamo andare avanti di 10 anni, io dico dobbiamo tornare indietro di 30. Perché se voi state ad osservare, le piazze, chi ha l'idea più forte sono le comunità montane, le comunità rurali, chi ancora vive di valori che noi abbiamo, che però abbiamo nascosto dentro. Quindi vediamo di tirare fuori di nuovo quei valori, tipo la parola scusa. Se tu adesso accompagni un'anziana sulle strisce pedonali, prima ti guarda con sospetto perché pensa che gli vuoi rubare la borsetta, ma invece non è così, ma è perché questi valori li stiamo perdendo, invece dobbiamo fare in modo di recuperarli e di far sì che ritorniamo a una vita sana, pura e vera. Una forma di contestazione pacifica, i valori in cui tu stai nominando sono i valori del rispetto, della solidarietà, della coesione, ma anche i valori della religione, proprio della religione tu creda, ma comunque i valori della religione, quindi i valori sacri. Quindi la tua manifestazione, le tue manifestazioni, tu credi in una forma di manifestazione pacifica e sei convinto e portatore di un messaggio di pace tra le persone. Io credo solamente in una manifestazione pacifica, solamente. Logicamente non sono ipocrita, ve lo dico tranquillamente, pace e bene fino a quando non mi toccano i bambini. Non voglio essere ipocrita, anche perché non è nella mia natura e sono una persona molto... Più le mani dai nostri figli! Giù le mani dai bambini! 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 Secondo me non esiste una forma di piazza non pacifica, perché neanche chi sta qui a controllare la piazza non vuole una piazza non pacifica. Noi siamo stati, tra virgolette, criticati per aver annullato 2 manifestazioni a Trieste dopo quello che è successo il 18, ma perché ci siamo resi conto che avremmo mancato di rispetto sia ai cittadini di Trieste, sia alle famiglie che erano presenti lì, non di Trieste, ma perché avevamo visto che c'erano persone che con Trieste non c'entravano nulla e che non c'entravano nulla con la manifestazione che avevamo da fare. Adesso, se mi permettete, io vorrei leggere un volantino che mi ha dato un signore qui, che è un messaggio di Agamben. In queste condizioni, senza deporre ogni strumento di resistenza immediata, occorre che i dissidenti pensino però a creare qualcosa come una società nella società, una comunità degli amici e dei vicini dentro la società dell'inimicizia e della distanza. Le forme di questa clandestinità
che dovrà tenersi il più possibile autonoma dalle istituzioni, andranno di volta in volta meditate e sperimentate, ma solo esse potranno garantire l'umana sopravvivenza in un mondo che è stato portato a una più o meno consapevole autodistruzione. Questo significa che ci saranno momenti più difficili, ci saranno sacrifici da fare e dovremo essere sempre più uniti, perché solo l'unione tra di noi ci porterà all'obiettivo della libertà e del rispetto della nostra Costituzione. Grazie a tutti. Vogliono farti delle domande? Stefano, c'è il pubblico che vuole farti delle domande, posso procedere? Assolutamente. Buonasera. Ok, le manifestazioni di piazza che sono importantissime e dobbiamo andare avanti. Posso dire che questa è la prima a cui partecipo, però capisco che in effetti è molto importante. Però bisogna andare anche oltre questa cosa. Quindi secondo te, per diciamo incrementare questa forza del popolo, c'è chi prospetta magari una sorta di sciopero, no? Cosa ne pensi in merito a questo? Chi vuole fare le domande? Sono qui. Prova. La cosa che posso dire è che logicamente il segnale più forte che le persone potrebbero dare è fare lo sciopero del Green Pass. Bravo. Perché non è una misura sanitaria, ma è assolutamente una misura economica. Io non mi addentro nel discorso vaccini perché sono un lavoratore portuale, però del Green Pass posso parlarne perché è uno strumento che vieterebbe ai miei colleghi di andare a lavorare. Quindi potrebbe derivare solamente da noi questo Green Pass, il Super Green Pass, il Triplo Green Pass, che ogni dose di vaccino che si faranno diventerà sempre più grande questo Green Pass. Noi in Porto abbiamo subito due discriminazioni, una tra vaccinati e non vaccinati. Poi ci hanno detto che ci davano i tamponi gratuiti e quindi hanno discriminato per la seconda volta il popolo. Noi in quel momento ci aspettavamo che le altre categorie dei lavoratori, una volta che ci hanno dato a noi i tamponi gratuiti, sbattessero i pugni sulla tavola. Invece quello non è successo e quindi siamo andati avanti lo stesso e li abbiamo rifiutati. Quindi è una totale discriminazione che continua giorno dopo giorno e noi solamente con lo sciopero del Green Pass potremo sconfiggere o avvicinarci all'obiettivo, questo sicuramente. Andando a lavorare, bloccando tutta l'Italia. Infatti l'obiettivo che intendo io è no Green Pass e no obbligazione, obbligo di vaccinazione. Grande, grande, vieni qua a dirlo, vieni. Vieni qua. Chiara, sali sul palco. Non toccare i bambini, perché sono tutti bambini. Chiara è una delle bambine per cui abbiamo manifestato la settimana scorsa. Brava. È una delle bambine che è stata schiacciata da questo sistema che con la scusa di curare ci vuole fare ammalare. E ci vuole far ammalare per un solo motivo, perché noi per loro siamo delle cavie su cui vogliono investire. Vogliono investire non per curarci, vogliono investire per farci ammalare. E voi siete la dimostrazione che siamo sani. Allora, se vi chiedono tutti gli vaccinati, non rispondete perché saranno... saranno fatti nostri, perché noi vogliamo manifestare, mi sono ascoltato la nostra Green Pass. Grazie Diana, grazie a tutti.
grazie a Stefano Puzzer, grazie agli amici che sono venuti da lontano, ringraziamo gli amici della Valle d'Aosta che si sono gemellati con l'Abruzzo, ringraziamo gli amici del Veneto, sotto quella bandiera noi abbiamo manifestato a Roma il 20, ringraziamo tutte le altre regioni che si stanno avvicinando a noi, ringraziamo gli amici di Madrid, ringraziamo gli amici tedeschi, ringraziamo gli amici serbi, amici stiamo crescendo. Grazie a tutti, grazie. Ebono, ebono. Tutto, grazie a voi. La gente come noi! La gente come noi non molla mai! La gente come noi non molla mai! La gente come noi! La gente come noi! La gente come noi non molla mai! Accendete i telefoni, rilasciate i telefoni! La gente come noi non molla mai! La gente come noi! La gente come noi! La gente come noi non molla mai! La gente come noi non molla mai! La gente come noi non molla mai! La gente come noi! La gente come noi! La gente come noi non molla mai! Siete grandissimi, sì. Grazie a quello che conta il contenuto, non il numero delle persone. Grazie, grazie a voi. E speriamo di svegliare questa regione che dorme, dormiente. Non è solo la regione, purtroppo.